Come? È arrivato giù? Vogliamo appigliare l'aeroporto? Ok. Grosso, è grosso assai, una di storia. Ehi, una ragazza nuova. Ma qua ragazzi, io dico, questa macchina è grossa. Io sono emozionato, ma a che ora arriva giù? Chissà come si è fatto. Secondo me, questa volta si ferma. Si ferma la macchina? O sapeva? Ma qua, ma che gli dico giù? Speriamo che si è stancato di girare e che si ferma un po'. La macchina va benissimo, è grossa. Poi non c'è. Ma com'è possibile? Voglio, io me ne devo andare, devo portare la macchina a mio padre, sennò chi lo sente? Pure noi. Non possiamo aspettare. Io tengo da fare, Poi comunque ragazzi, io da qui non mi muovo perché è già arrivato all'America e non è una pazziella, ok? Io aspetto qua. Se volete andare, andate. Okay. Venga, venga, dottor! Guardate lo lato vostro! Grazie! Chi sei, uno che ci piace o blues? Ehi, Joe, Giancarlo! Arrivato! Va a prendere picche, picche! Non ce la faccio più. Io chiedo l'attività. Ma è un peccato. 30 milioni. Da consegnare sabato alle 10 di sera. A Piazza Carolina, in una valigetta, davanti al negozio. E voi? Io pago e chiudo. Questo è un duro colpo per i musicisti napoletani. E che già fa? Quanto costa la Bibbia? Scusate! Avete un telefonino? Avete un telefonino? Signora, ci avete un telefonino per favore! Pronto? Lo facete parlare con Gio? Dimmi, Alfredo. Come? Scimmino. Ragazzi, avete capito? Quanti più ne siete, sabato sera a Piazza Carolina. Non mancate! E per la musica in questa città. Ma perché? Che cosa è successo? Non mi fate dire niente, non posso parlare, non voglio parlare. Ok, detto bene così, stop! Scusi, per Piazza Carolina. Piazza Carolina? È là sui quartieri. Andate pure voi al concerto di Gio Sarnadaro, sì, ma che musica fa? Fa blues alla Johnny Hooker. E chi è Johnny Hooker? Chi è? Why you, quando Bob Dylan ha suonato per la prima volta a New York, faceva la spalla a Johnny Hooker. E non dico altro. Ragazzi!